Muffy. Oggi andremo a fare mukbang con noodles ai gamberi e zucchine. E la ricetta ovviamente è stata modificata da me, perché i noodles con la polverina, quelli là già pronti e basta, non piacciono tanto. Quindi ora ve li faccio vedere e poi cominciamo a mangiare. Guardate che meraviglia, tutti fumanti. Allora, qui io ho le mie bacchette speciali, come potete vedere. E qui ho la mia acqua. Quindi, cominciamo perché ho fame. Buon appetito, buon antipasto, buona cena a tutti. Cominciamo con i gamberi. Caldi. Allora, li mescoliamo un poco. Ok. Pronti? Per la prima spaghettata. Soffio perché sono caldi. Buonissimi. Allora, vi stavo dicendo, l'ho modificata in modo molto semplice, quindi ho preso i gamberetti, le code queste qua che le avevo surgelate, le ho scongelati e poi ho preso una zucchinetta e l'ho fatta julienne. Tutto poi li ho rosolati in padella, li ho saltati in padella con uno spicchietto di aglio e poi ho aggiunto tutto il resto, quindi i noodles già pronti, la loro salsetta, questa di soia. Sono caldissimi. Quindi, allora, voi siete mai andati al cinese? Io devo andarci perché voglio provare sia le cose cinesi che le cose giapponesi, quindi devo provare ancora il sushi. C'ho tutto il fumetto qui degli spaghetti che non mi fa vedere più niente. Allora, prendiamo gli spaghetti, non è facile. Buoni. Allora, io l'altra volta ho fatto speciale 100 iscritti. Per molti non è niente, però siccome io il mio canale è nuovo, ho fatto 100 iscritti, ho voluto provare il nuovo drone che mi è arrivato. Non so se avete visto già il video, in tal caso ve lo lascio in descrizione. Quindi, come vi dicevo, voglio provare ad andare al giapponese a mangiare ancora il sushi, perché tempo fa avevo detto che dovevo andarci e poi non ci sono più andata. In tal caso nei commenti potete dirmelo se volete che faccio un mukbang diverso, perché già ho fatto quello della pizza, quello della pizza gigante e questo qui con gli spaghettini questi cinesi. Spaghettini cinesi noodles. Uguale a quelli, no? Gamberetto. Buona. Non è facile prendere con queste bacchettine, però me la cavo abbastanza, no? Sono caldissimi. Un pochino d'acqua.
voi scrivete nei commenti cosa mi volete che io mangio nel prossimo mukbang, vi raccomando. Così io poi mangio altre cose diverse, come ho fatto l'altra volta con la pizza. Questi noodle sono tutti sbrodolosi. Hanno tutto il brodetto, però sono buoni, belli gustosi. Fabi, quindi, voi come vi piace mangiare i noodles? O siete mai andati al cinese a mangiarli? Questi qua noodles io li ho presi al supermercato, che sono quelli lì con le bustine, quelli tipo a quadrotto, no? Questi qua sono buoni perché costano poco, diciamo fanno cena, pranzo, veloce. Se volete sapere dove li compro, ve lo scrivo sotto nella descrizione. Comunque questi qua si possono fare con tante cose, si possono fare col pollo, con la carne. Ho visto anche chi li fa con le uova, quindi vi potete sbizzarrire. Comunque sono belli abbondanti per chi dice che non sono... non saziano, non è vero. Un altro gambetto. Tipo i gamberetti li ho presi all'Auchan, sono buoni, sono congelati, non sono costati nemmeno tanto. Sto finendo. Avete visto che ho di nuovo le orecchie? Perché sono belle le mie orecchie del mondo di Matti. Non riesco a prendere. La fatica. Ragazzi, sto finendo. Diventa sempre più sbrodoloso perché c'è tutto il brodetto. Comunque sono buonissimi. Poi con questa zucchinetta e i gamberi, buonissimi veramente. Forse è meglio del ristorante, anche se non ci sono andata, però. Buonissimi. Allora, sono arrivata alla fine della ciotola. Vedete tutte le verdurine col brodetto. Ora faccio, come ho visto in un film, che loro si prendono la ciotola e bevono direttamente dalla ciotola tutte le cose, perché con questo ovviamente non è che hanno il cucchiaio come noi, allora li possono prendere. Allora se li mangiano così. Così, buoni. Buono. Bella sensazione bere dalla ciotola. Mi sento una vera cinesina. Ragazzi, sembravano pochi, ma sono un bel po'. Comunque, in questi noodles ho notato che loro, dentro la bustina sua, hanno anche le carotine.
Sento cric 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 in bocca. Veramente buoni. Ultimo poco e ho finito, vi faccio vedere il mio piattino vuoto. Asciugo, tempo dolorosa, guardate! Mukbang completo, finito! Bevo un pochino d'acqua perché è anche speziato, è un pochino picante questo qua, ci ho messo un pezzettino di peperoncino. Volete vedermi che faccio un altro mukbang anche con altre cose, qualsiasi tipo di ingrediente, frutta, carne, patatine, McDonald's, quello che volete. Quindi, se voi scegliete cosa devo mangiare nel prossimo mukbang, io vi saluto anche nel mio video. Quindi, per esempio, molti dicono, tre dicono sushi e quattro dicono McDonald's, ovviamente vince McDonald's. Coraggio e commentate, vi raccomando. E ricordate, iscrivetevi nel mio canale. Qui sotto c'è la mia faccina, così vi iscrivete al canale perché devo fare tanti iscritti per crescere su YouTube. Mi raccomando, va bene? Un bacione!